del profeta Isaia. Maltrattato si lasciò umiliare e non aprì bocca. Era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Egli ha consegnato se stesso alla morte ed è stato annoverato fra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i peccatori. Che cosa può dirci la terza caduta di Gesù sotto il peso della croce? Può farci pensare che Gesù non cade soltanto per il peso della croce, non cade soltanto per la fatica di portare la croce, ma cade anche per la fatica di portare per il peso dei nostri peccati. Ecco, forse qualche volta noi pensiamo che i peccati siano semplicemente delle azioni contro i 10 comandamenti, e non pensiamo che in realtà i peccati sono il rifiuto di una relazione con Gesù. Tutte le volte che facciamo un peccato diciamo a Gesù: non mi interessi, non ci interessi, andiamo per la nostra strada. E nella nostra vita, ecco, dobbiamo pensare a quanto sono importanti le relazioni. Abbiamo bisogno delle relazioni con le persone. Le nostre fatiche, le nostre difficoltà le possiamo superare più facilmente se accanto a noi ci sono delle persone che condividano questi momenti di sofferenza, di fatica, di dolore. Pensiamo oggi alla situazione in cui ci troviamo, le difficoltà che stiamo incontrando, pensiamo oggi ai nostri fratelli che sono chiusi negli ospedali e che non possono avere accanto una persona che stringe loro la mano. Ecco, la terza caduta di Gesù ci porta a pensare questo, a un Gesù che cade perché resta solo, perché noi abbiamo rifiutato di avere una relazione vera con Lui. Domandiamo al Signore proprio allora questo, che ci aiuti ad accoglierlo, che ci aiuti a camminare insieme a Lui, ricordandoci che oggi il camminare insieme a Lui vuol dire avere la capacità di accorgerci delle persone che stanno attorno a noi, delle persone che hanno bisogno della nostra relazione e di essere presenti nella loro vita. Oggi siamo in difficoltà, non possiamo avere una presenza fisica per il momento particolare in cui ci troviamo, però possiamo avere una presenza reale con i nostri fratelli attraverso la preghiera, attraverso la comunione nell'Eucaristia. Tu sei la forza.